Si elegge a Palazzo d'Orléans il presidente della regione siciliana. L'onorevole La Loggia, presidente dell'assemblea, fa la chiama dei votanti. Vota il presidente uscente, onorevole Restivo. L'attesa del pubblico che segue il lavoro di spoglio degli scrutatori si fa sempre più viva. L'onorevole Milazzo, eletto dopo la prima votazione, espone le ragioni che gli consigliano di rinunciare al mandato. Occorre ricominciare da capo. Ora vota l'onorevole D'Angelo. Questa è la volta buona. La Loggia proclama presidente della regione l'onorevole Alessi, che subito dopo ci fa le seguenti dichiarazioni. Il quinto governo regionale non è costituito su una formula che possa dirsi nuova in Sicilia. È un governo di centro, cioè sostenuto dalle forze del centro democratico. Nessuna apertura a sinistra, nessuna. Anzi, sulla linea di fedeltà agli ideali di libertà, di progresso e di giustizia sociale, come la ispirazione cristiana ce li ha inculcato, il governo rimarrà fermissimo. E mi auguro che il consenso dei siciliani accompagni la nostra fatica.